Al Galileo Speziale di Montesilvano, i padroni di casa ospitano la capolista Cupella, autentica sorpresa di questo inizio di stagione. I ragazzi di Mister Antignani, reduci da 3 successi consecutivi, si affidano agli stessi 11 che hanno sconfitto il Penne, mentre i rossoblù, privi di Tafili, Capitoli e Conti, lanciano dal primo minuto Colitto e Napolitano. Fischia Yeucumere della sezione dell'Aquila. La formazione guidata da Mister Carlucci parte forte con Marinelli che fa da sponda per Colitto, il suo destro va fuori di un soffio. Al nono Maiorani riconquista un pallone in area di rigore e conclude colpo di reni di Di Vincenzo che salva. 3 giri di lancette dopo Marinelli prova il gol della domenica ma non c'entra lo specchio. È solo il preludio al gol, punizione di Napolitano e Felice, tutto solo in sacca la rete dell'1-0. Al 28esimo Di Renzo viene allontanato dalla panchina per proteste, decisione destinata ad avere strascichi nel corso della gara. Al 31esimo il Cupello raddoppia sugli sviluppi di un corner contestato, Mergagliotti pennella un cross al bacio per Cardinale che la mette dentro. Sulle ali dell'entusiasmo adesso il Cupello va vicino al tris con Mergagliotti, tiro deviato che esce di poco. Al 40esimo Marinelli in posizione dubbia si ritrova solo contro Ubertini ma spedisce a lato. Sul finire del primo tempo il direttore di gara torna dalle parti della panchina locale per espellere Bordoni e De Marco. Il primo tempo va così agli archivi con il punteggio di 2-0. La ripresa si apre subito con il gol che chiude i giochi, firmato di testa dall'ariete ospite Marinelli. Sul 3-0 il Montesilvano prova a scuotersi e Tassone dopo un'azione personale va vicino al bersaglio grosso. Il ritmo della gara ora è spezzettato e le polemiche non si placano e Marinelli dopo una lite a distanza con la tribuna vede sventolarsi in faccia il cartellino rosso. Con la superiorità numerica il Montesilvano prova a scuotersi, Lupinetti dopo un'azione personale conclude a rete scheggia il palo. Al 29esimo episodio da Moviola, Maloku viene trattenuto in maniera vistosa da un difensore ma per il direttore di gara non si tratta di calcio di rigore e l'azione si spegne in un nulla di fatto. Prova a farsi vedere D'Agostino con questo anticipo sul portiere ma la fortuna non gira dalle parti dei Verde Oro. L'ultima occasione capita a Daka che non riesce a trovare il bersaglio grosso. Dopo 8 minuti di recupero il match si conclude sul punteggio di 0-3, il Cupello continua a volare in vetta alla classifica per il Montesilvano, si interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive e ora la testa va al match con la Torrese. Mister Carlucci, l'ennesima vittoria, un inizio strepitoso di questo Cupello, i Pu cantavano chi fermerà la musica ma chi fermerà il Cupello? Non lo so, io solo che oggi ho visto una grande squadra che per un'ora e un quarto, grande intensità, e non era facile contro una squadra in salute che correva, ben organizzata da Mister Antignani. Avevo paura di questa partita, feci la battuta, non scivoliamo sul sapone. Quindi i ragazzi sono stati bravi, concentrati su tutti i palloni. Non mi lamento mai se mancano dei giocatori, ma oggi comunque sostituire i 3 centrocampisti titolari con altri 3 ragazzi, io voglio fare un plauso a chi li ha sostituiti perché non se ne è accorto nessuno, quindi vuol dire che i ragazzi recepiscono e chi sta fuori aspetta il suo turno e poi lo dimostra. Stanno cambiando gli obiettivi di questo Cupello? Io non lo so, oggi se avete visto indistinta noi eravamo 18 perché siamo questi, dovrei portare degli allievi che non sono ancora pronti per l'età anagrafica, quindi noi andiamo avanti, la società mi ha detto che questi siamo e noi, vi dico la verità, per ripicca cerchiamo di fare ancora meglio per mettere in difficoltà chi comunque sta dall'altra parte ma che ci sostegna come la società e tutti i nostri tifosi che oggi sono venuti in tanti. Ma niente, cosa non ha funzionato? I ragazzi sono entrati contratti, qualcuno è venuto meno a livello di concentrazione, poi di fronte abbiamo trovato una squadra che comunque 3 tiri in porta ci ha punito, quindi niente, io sono entrato nello spogliatoio, ho detto che si riparte dalla partita scorsa, questa ce l'abbiamo cancellata e quindi andiamo avanti tranquillamente. Che questa partita qua non eravamo fenomeni prima, nemmeno siamo brocchi adesso. Quindi. Eravate abbastanza nervosi in panchina con 3 espulsioni, che cosa è successo? Ma io ho fatto i complimenti all'arbitro perché mi è capitato tante volte in passato che mi è venuto ad arbitrare ed è un gran signore. Per quanto riguarda il resto preferisco non parlare, altrimenti rischio non so che cosa, quindi si è visto da solo, ci sono le immagini, quello che hanno combinato, quindi non preferisco non parlare. Ma ripeto, ho fatto i complimenti all'arbitro perché l'arbitro è veramente un arbitro di categoria, se non di categoria superiore, ma per il resto preferisco evitare.